qui Tommaso Gandini, dalla stazione di polizia, di Lampedusa. Sono qui con i membri dell'equipaggio, della Juventa, dell'associazione Jugendrettet, che sono stati invitati questa mattina, a rispondere a delle domande da parte della Guardia Costiera. Sono arrivato una settimana fa, ho preso parte alla missione numero 9, della Juventa come, giornalista. Per il momento, Jugendrettet non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni ufficiali e aspetta, che, si svolgano queste domande, ma ha già sottolineato che l'equipaggio non è stato fermato dalla polizia o arrestato, è stato solamente invitato a sbarcare, due migranti consegnatogli precedentemente proprio dalla Guardia Costiera, proprio a Lampedusa. Questo è successo ieri sera e dopo lo sbarco ci sono stati dei controlli di routine sui passaporti e le carte relative alla nave. E infine è stato chiesto ai membri dell'equipaggio, o meglio ad alcuni di essi, di fermarsi, oggi per venire alla stazione di polizia a rispondere a alcune domande. Non c'è nessuna prova che questo sia correlato con il fatto che la Juventa e la Jugendrettet non abbiano firmato il codice di condotta, ma allo stesso tempo questo sicuramente rallenterà il momento in cui la Juventa tornerà operativa nella SAR zone.